Esemplare di parassita Mind Flayer. Ma in realtà, ripeto, non, cioè, non so nemmeno se noi dobbiamo tirarlo via o la fare qua o meno. A me non sembra che per ora dobbiamo toglierlo, però. What are you doing? The Zathisk is not a child's plaything. If you require its services, speak to me. Otherwise, leave. Oh, parliamo. A parasite, brimming with magic. Take it. You were interested in the Zathisk. If you require treatment, take a seat, Kin. Or do you have a qui Angie si sta male. C'era un parassita lì, quindi la frase si riferiva al parassita lì nel momento in cui ci siamo avvicinati. Operational. It is exemplary. Ma che cos'è? I maintain it myself. Why do you want to know? I have no desire to teach, though your request is understandable. You do not gain true knowledge by demanding it of others. It must be earned. Let's see what knowledge your labors have borne so far. Tell me, what is your understanding of ceramorphosis? Is that so? Dishonesty towards your superiors is an ill-advised behavior, though I will admit it's fascinating that you're still able to lie at this stage of infection. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zathisk. I will ensure you're cured. It will relieve you of the specimen lodged in your cerebral cortex. What else? It will be worth it, I assure you. Most of our kin never get to experience the Zathisk. Lucky it smiles on you. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zathisk. Vlakith's purity distilled. My duty. My right. Boh. Avendone solo uno. The Zathisk. Vlakith's purity distilled. My duty. My right. The device is an ingenious synthesis of illithid anatomy and metal alloys. It hums with psionic energy, hinting at paths into unknown minds and unseen planes. Stand aside! My time has come. Praise Vlakith. Let it be done. Sit, child. Let the Zathisk end your suffering. Con tutta la luce. Vai verso la luce. Addio.
adesso vediamo cosa succede. You must focus on the parasite at all times. The Zathisk will do the rest. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lazel's. The Zathisk's psionic forces batter Lazel's thoughts. There is no chance she will survive this unscathed. Dobbiamo fermare. Yes, child, speak the Tlacket. Meditate on its verses. You feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Ah vabbè, è inutile neanche che lo faccia. A me. Vedo? Bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Aspetta, non ho capito la questione. Lei ha intenzione di farlo cadere. Se c'è una possibilità che il parassita sopravvive, lei ha intenzione di farlo cadere. Cioè, non vuole ucciderlo, mi sembra il contrario, però. E che l'ha salvata. The Zathisk does not fail. The only variable in this experience was you and your parasite. And I will uncover how this happened. Wait here. I will gather my tools. No! The parasite. It can't be! It Take can't. It. It might be useful. That was too close. You were lucky I was there to save you once again. Locked, of course. Might be useful. I followed protocol. I kept to my faith. Yet the Zathisk might have killed me. The Gustil tampered with it. Traitor. And there may be more still. This must be why the Inquisitors come. Vlakith does not abandon Githyanki. The Zathisk was tampered with. There is no other explanation. Now hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Doctor's sedition. Dall'Inquisitore? Dov'è che questi registri del cavo? Nearby. You should take a closer look.
Ok. Però c'è un problema, siamo appunto chiusi dentro. Rises like hot breath, but whatever semblance of life once powered the Zathisk is gone. Sì, oh. Cioè, sono tanti tutti amici, nemici nostri così. Ci saranno solo questi o... Ma cavolo. Contro incantesimo. Sì, però boh. Cioè, se abbiamo tutti contro adesso non mi sembra il massimo. Ci sarà ancora il contro incantesimo attivo. C'è un altro di questi stronzi qua. Non lo so, non mi convince sta cosa. S. Che non riusciamo a parlare con l'inquisitore dicendogli appunto questa cosa, magari ci salviamo in quel modo lì, non saprei. Però mi sono veramente, a parte il fatto che adesso stiamo per morire. Incuriosire, incoraggiare. Per attriare, rinfrancare. Ma essenzialmente cosa fai? Io non l'ho mai fatto una volta. Cioè così. One can't always be a gentleman.
è che abbiamo fatto questo gran danno. Spostiamoci qua. Non so, mi sa che dobbiamo rifare qua. Boh, però cosa possiamo fare di diverso? Ma vabbè. Manca questo? Non posso... Ok. Mancato. Ma... La distanza è un salto di una creatura. Ok, e adesso non so, abbiamo ucciso tutti praticamente, quindi qualche perplessità. Spada corta. The wizard's quite worthless with a tired mind. Sleep beckons, and I would follow. Adesso abbiamo Astarion qua. E perché prima no? Appunto. Questo lo mangiamo all'altra. Oh. Andiamo all'equipaggiamento qua. Oro. Don't mind if I do. Quattordici danni, non male. Non competente. Lazare. Cosa che ha su lei? 3-12. Ok. Boh. C'è, mi sembra ancora uno qua dentro. No, due. Niente. Vabbè, chiama l'infermeria. Spada lunga e inviti anche. 6-15. Va bene, adesso. Adesso vedo cosa succede fuori.
examining. Tutti quelli che erano qua sono venuti, immagino, no? C'era forse anche qua. Forse anche là. Ci attaccano. Completata. Abbiamo provato a usare il dispositivo di purificazione per rimuovere il parassito, ma non ha funzionato. C'è qualcosa di molto strano nei nostri parassiti. Lazare crede che, lo Zaitisk sia stato manomesso ed ansioso da informare l'inquisitore dell'asilo. Dovremmo accompagnare da lui. In teoria, appunto, era questo il fatto. Qui non siamo ancora andati, però. April, stop this insufferable whining. Are you here to learn from Arsavash? He's so powerful and wise. No wonder Vlakith put such faith in him. Sorry, Savash. Stupid Vol. Moi didn't just kill me. The Savash will make our lives miserable. Uno scimpanzé sembra un po'. We're not skiving. We're just waiting for our lesson to start. E chi ti ha detto che sei vicino al lavativo? Oh, messo le mani avanti. The Savash, you'll have to wait until he's made his point. Are you here to see the Savash? He's over there, but he's in a bad mood. La spada lunga. Your disobedience brings shame on Crescia. I'm sorry, Savash. Come to join in the fun? Wait your turn. If anyone's beating up Varl next, it's me. Varl's so weird. Why doesn't he fight back? Stop! Want to watch Varl get punished? He's in so much trouble. Ready, addled your brain. Chucky, why do you keep hesitating? Cos'è maestro d'armi questo? Because they don't make sense. Killing each other like this. It's stupid. Orpheus. Orpheus. It seems your childish prattling is attracting an audience. You fight again. This time, daggers only. And to the death, as instructed. Who wants to challenge this sniveling Istark? I suppose your inane spewings have distracted enough from my lesson. Go wet the swords. I want them sharp enough to peel a Gake's eyeball just by looking at them. I hope you do not prove this weak should we share a battlefield, Rastil. You are well on your way to being Gake food. Do better! Niente, non c'è niente qua. Allora siamo i buoni. Go quietly, Kin. The Savash here does not like to be interrupted. Questo è forse più carismatico come stile.
Vabbè. Ma chi ha cliccato lì? Vediamo adesso se riusciamo in qualche modo. Forse dovevamo fare questo passaggio prima. You have returned. Any news of the weapon? Then squander my time no more. Go now. Ah sì, ho bisogno di parlare con l'inquisitore. E ok, non bisogna dire che abbiamo l'arma, ma poi ci porta l'inquisitore, poi li facciamo fuori tutti, non lo so. Cioè, non lo so. Boh. You have returned. Proviamo. Give it to me. No. Then I will take it from your corpse. Ma creatura di palle. Stanno arrivando anche dagli altri, no? Max, cioè io non capisco questa cosa, come facciamo qua? Allora, nella registrazione, ieri mi ero fermato poi qua, perché non avevo più tempo, dovevo staccare. Poi mi sono rimesso a riguardare i video. E a un certo punto, vediamo chi ce l'ha, forse. Che lì per lì non gli ho dato. Non gli ho dato. Allora, l'uovo è venuto in mente. L'uovo era la tizia fuori che lo chiedeva. Tra l'altro, non vale assolutamente nulla. L'uovo era, come si chiama, Lady qualcosa, che poi l'avevamo convinta ad accettare quella dell'orso gufo, no? Era lei che ci aveva dato la missione, in teoria. Oppure l'avevamo liquidata poi così. Ci aveva dato la missione, era apparsa la missione e poi ho dato l'orso gufo, quello dell'orso gufo invece. Però è per quello, quindi non so se c'è qualcos'altro legato. Poi, dicevo, mentre guardavo... Vediamo un attimo... Che ce l'ha? Mentre riguardavo la registrazione, guardo i pezzi, no? Così un attimo, mi è caduto l'occhio sul fatto che quel guerriero della fede che abbiamo affrontato sopra c'aveva una nascita cerimoniale, qualcosa del genere. E siccome abbiamo visto che c'era le quattro sopra, quei specie di quattro altari, no? C'era sempre un riferimento al discorso cerimoniale. Vediamo un attimo. Mazza cerimoniale. Era una mazza cerimoniale o... Ascia da battaglia cerimoniale, era questo? Non so se questo c'entra. Perché poi... Però strano che si chiama cerimoniale. Perché poi, sempre andando avanti, ho riguardato anche la parte un attimino dell'Aquila e ho intravisto per pochi fotogrammi che c'era una cosa cerimoniale dentro anche lì, nel nido. Mazza. Poi non so, magari serve qualcos'altro, perché vi ricordate che c'era anche una vetrata, la vetrata ce n'era una rotta, no? Magari quello vado a vedere che cos'è. Però adesso bisogna tornare su.
prima di parlare con lei. Con lei l'unica cosa che mi sa che da fare è quella di dire dobbiamo provare a accettare. Proviamo un secondo, dai. Vediamo cosa succede, che gliela consegniamo, vediamo. Any news of the weapon? I sincerely hope you know what you're doing. Shemaz, I love Lakith. Give it to me. Mostriamola. No, no. Yes. There it is. Exactly as described. The Inquisition will finally come to an end. Skva! Trickery? Heresy? How did you... You manipulate it when I cannot? It appears you have been chosen, Vin Isk. How lucky you are. Take the weapon yourself, then. Seek the Chukrai below. Ha fatto il giro sopra il tavolo, non poteva girare di là. The Inquisitor awaits. Follow the corridor. I segreti dell'artefatto. L'inquisitore è deluso dalla mancanza di progressi nella caccia all'artefatto. Dobbiamo parlare con lui per sapere di più. Ghitianghi siamo desiderosi di trovarlo. Oh, Massimo. È chiaro che questo artefatto è collegato, cioè mi sembra collegato ai Girini, che probabilmente sono collegati anche al, come si chiama lì, al, alla figura che arriva nel sogno, no? Allora, te ne vedo. Allora. Io non so se adesso andare su subito a fare quella roba lì che magari ci può servire, boh. Vado a controllare questa cosa qua, vediamo. Incubatoio. Dato se non sbaglio abbiamo... Ok, da questa zona non posso muovermi. Dobbiamo entrare un secondo. Anche da qua non posso. The Inquisitor will be waiting. We must hurry. This Inquisitor sounds like a real piece of work. Do you think he'll answer our questions? Chuck. The Inquisitor may guide us. Do not provoke him. Not the resounding success we were hoping for. Still. Sì, ma davvero non si dovrebbe poter cliccare. Anche questa qui è una scelta. Dovrei fare tasto destro, tipo. She expects those who seek to use the weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. Ma quello che è strano è che sembra che possiamo, cioè io prima o poi lo provo questa cosa qua. Dov'è che è qua? Trucchetti. Cioè. No
tintura rosa pallido. Cristallo viridiano. Wonder if the gods are watching me. C'è una porta. Allora vado a vedere un secondo quella cosa lì per vedere se possiamo andare avanti, se è meglio aspettare, vedere che se abbiamo tutto, cioè no, tutto no, erano quattro altari, no? Quindi dov'è? Questo credo proprio di sì, perché questo qua era appunto difeso dalla da quella sentinella, diciamo. Una è quella dell'Aquila, dicevo, perché l'ho intravista, non mi ricordo come si chiama. E in teoria ce ne manca un'altra. Però io non ricordo di questa mazza cerimoniale. Mi sa che si chiama così, ma non c'entra un cavolo. Vado a vedere un attimo. Ok, sotto vedere, direi che forse è meglio tornare indietro. Adesso vi spiego. Perché sembra che è una catena di cose che poi porta a dove andiamo dall'inquisitore. Adesso io ho saltato i pezzi, era giusto per capire la cosa. Che sembra che poi quello che troviamo lì qua mi lascia andare. Allora la mazza lì cerimoniale, oh, quella che c'è nell'Aquila sembra una specie di, c'è scritto Warhammer, ok, quindi è un senso martello da guerra o qualcosa del genere. Quello e invece poi l'ultima cosa è una mazza arrugginita che vi faccio vedere dove si trova. Adesso facciamo così, ci troviamo dal nido, ok, e poi vado a raccogliere l'altra e poi andiamo a vedere di risolvere quella stanza lì. Non ho letto l'ordine, mi è bastato appunto sapere dove era l'altra cosa, insomma. Quindi niente, qui tra l'altro ci trasportiamo qui fuori. Allora, in realtà qua vediamo subito la mazza arrugginita che dovrebbe essere. Con l'altra non viene indicata, è questa cosa qua. Mazza arrugginita. Ok, quindi qui serve quella. E poi niente, bisogna andare su da... Vabbè, tanto vale che lo vediamo, non è che... Dov'è che si saliva? Qua? Quindi se questa acqua qui alla fine dobbiamo attaccarla comunque. Vediamo un attimo dove è. Questa. Martello da guerra cerimoniale. Poi queste cose qui non so perché possono essere. Oh. Vabbè. Scusa, eh. Ma ci avrò attaccati, mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio. Vabbè. Secondo me sì. Sì, anche perché in rosso, sì, si avrebbero attaccati sicuramente. Era la proprietà loro, poi la vai a rubare nel nido, quindi...
figuriamoci. Però mi dispiace, cioè, boh, non so perché. Oh cazzo. Cioè, movimento non sufficiente. Non mi sarei immaginato questa cosa qua. Pare che ci sta svolazza, no? No, aspetta un attimo. Ma scusa, sotto chi c'è? Ah, è cuore scuro. Allora, lei è ancora libera? Intralciato. Ecco, in questo caso come si fa? Guardate che possiamo attaccare anche con questo. Facciamo comunque un salvataggio, eh? Ma no... Vabbè. Fa niente. Abbiamo comunque dato 8 punti ferita in più, né più né meno, non è che... Ma sono sicuro che non funziona. Ok. Una creatura, quindi anche uno dei nostri. Luce. Oh, sta cosa. Ops. Sono entrato. Ops. Facendo così sono entrato caso. Stupidata. Tra l'altro lui non abbiamo più niente. Ovviamente non possiamo adesso. Grido d'animo. Doverci beccare. Creator, destroyer. Questo cos'è? No, diciamo che è meglio non usarlo in questo momento. Questo quanto vale adesso? 7. Ok. Provoca attacco di opportunità, quindi lasciamo. Come dai, lo spintone. Come è successo? Cosa ha fatto? Dai. Va bene. Addio. Va. Non abbiamo più niente. Allora, visto che c'è il cuore scuro. Boh. Cioè, buono. Non è che mi è piaciuto molto come soluzione. Questa roba cosa fa? Non fa
fa niente. Questo sembra un'arma di qualche tipo. Sembra un raggio, no? Una specie di cosa della morte. Allora, andiamo giù. In teoria adesso abbiamo tutto. Perché lì mi ricordo che appunto c'era il discorso cerimoniale, no? Che è questa. Ecco che sale, porca. Ma cosa vuol dire? Ma che cosa sta facendo? Io ho cliccato qua. Vabbè. Vabbè. Torniamo qua. Allora dicevo, questo qui è spada lunga cerimoniale. Vediamo un attimo questo coso. Immagino che la mazza arrugginita sarà di questo. Allora, prendiamo appunti. Essa? Maestro dell'alba. Sid sembra avere un martello. Martello Stockholder. Song before the Zenith Day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Cos'è che ha? Forse la spada? Cioè qui in basso qua. Boh, vediamo questo. No, questa è la spada. Waking Glory. Spada. Vabbè, immagino che questo sarà la mazza. O no? A questo punto mi viene il dubbio. Pugna qualcosa, però, sembra. Allora, vediamo un attimo. Questo è... Dovrebbe essere qualcosa, sì. Ok. Poi di sicuro la mazza a Sid. Vediamo questo qua. Ok. Quindi immagino che devo... Martello da guerra. Mazza. No, martello volevo dire. Lancia. Dove è andato? Però si è acceso. Ma dove cazzo? Cos'è? Ha rotto la... Dove è andato? Che cavolo? Questo? Dawnmaster Stockhold. Boh. E questo? Comunque è data qua. Questo qui sarà la mazza. Allora, questo qui direi che in teoria è cosa arrugginita. A che però ce l'ha? Lui? Penso, no? No? Allora è ancora qua. Dove è andato? È tornato indietro. Vecchia chiave. Continuiamo a prendere chiavi, ma non si capisce mai dove sono queste chiavi. A parte che sarà nel coso. Allora, tipo, sarà nel portachiavi qua. Vecchia chiave. Cioè, diciamo che è realistico che noi non sappiamo che chiave sia, però voglio dire... Allo stesso tempo...
Sembra che qualsiasi arma standard. Ah, ma loro potevano mettere qualsiasi cosa. Proviamo. Ascolta, facciamo salvataggio prima che ci uccidiamo. Buttiamo via. Ci abbiamo qualche altra schifezza, no? Nel senso, proviamo. Questa. Spada corta. Lancia. Parla di arma standard, vuol dire standard, per me vuol dire un'arma proprio che non abbia qualità, non ha niente, no? Vabbè, ok, abbiamo visto che non è così. Ok, quindi questa qua dovrebbe essere la lancia, l'ascia, cos'è che era, dove era? Questa? Che abbiamo preso dalla sentinella. Questa? Sistema del maestro dell'alba. Ecco, questa cosa qua, da qualcosa quello che ho trovato, sembra che si debba usare dall'inquisitore. Vedremo. Trovare il sangue di Landertal. Questo qui è il sangue. Abbiamo appreso che una potente reliquia sacra, il sangue di La Thunder, potrebbe trovarsi da qualche parte nelle vicinanze. Dovremmo tenere gli occhi aperti mentre esploriamo il monastero. Abbiamo trovato uno stemma dalla strana forma che apparteneva a un sommo sacerdote di La Thunder. Forse potrà servirci a trovare il sangue di La Thunder. Cos'è, una chiave? Qualcosa del genere? Poi qualcosa che dice... La prossima non credo... Lo abbiamo isolato con la magia, solo uno dei nostri può prenderlo. Se qualche altra persona ci proverà, le mura crolleranno e non uscirà viva da qui. Se dovesse accadere, prega per il monastero. Ma non piangere, meglio così, nella morte nuova vita sempre. Mi ha trovato un biglietto di un adoratore che parla di una preziosa reliquia chiamata il sangue. Nascosta da qualche parte nel monastero, forse potremo trovarla durante la nostra esplorazione. Questo avevamo letto. Ok. Niente, dai, torniamo giù. E proseguiamo.